giunta un fil di fumo sull'orizzonte lontan, un vapore candido vedo avanzare pian pian, da dove viene se mai porterà. Con le tue ruote il vapore pende le onde del mare, reca con sé la dolcezza. Tu fai volontario responsabile per l'apertura di sabato e domenica prossimo, 19 e 20 marzo. Daniela Nasi, volontaria, punto fai, semplicemente. Laura Riva, volontaria e titolare di questo negozio che si presta ad essere punto fai, per cui è a disposizione della città per ogni informazione e quant'altro serva per meglio distribuire materiale, cose che possono... Fatta la precisazione che sono qui come volontaria e non questa attività non ha niente. Sì, ho preso permesso. Questa attività non ha niente a che fare con la mia, questa mia presenza non ha niente a che fare con l'attività professionale, quindi sono qui in veste di volontaria. Perché da quando nel novembre 2013 abbiamo aperto il punto FAI ci siamo un po' attivati per creare qualche iniziativa legata al FAI qui a Saronno. Dunque oggi, il tema di oggi sono le giornate di primavera, 19 e 20 marzo, quest'anno sono alla 24esima edizione. I luoghi FAI aperti, i beni FAI aperti, scusate, i luoghi aperti quest'anno sono 900 in 380 città. Allora, di questi 17 sono a Milano e 5 nell'Interland di Milano. Uno di questi 5 è Saronno, perché il punto FAI di Saronno fa parte della delegazione FAI Milano Nord-Ovest, quindi è legato alla zona di Milano. Il luogo aperto qui a Saronno è l'archivio Lazzaroni, l'archivio e il museo Lazzaroni, che sono in piazza San Francesco e che raccolgono la documentazione materiale di tutta l'attività più che centenaria della ditta Lazzaroni. Sono un piccolo gioiello, poi avete modo di vederlo, e molto, come dire, molto, molto curato, tra l'altro, molto, molto delicato, molto curato. L'apertura dell'archivio Lazzaroni è esclusivamente riservata agli iscritti FAI. Questa modalità di visita è stata concordata innanzitutto con la proprietà e poi per tener conto anche della peculiarità del luogo, perché è uno spazio molto piccolo con degli oggetti molto delicati. L'archivio e il museo saranno visitabili nei due giorni di sabato e di domenica dalle 10 alle 18, orario continuato, ultimo ingresso 17:30. Gruppi piccoli di massimo 10 persone e saranno guidati dagli apprendisti ciceroni del liceo scientifico. Come dicevo, la possibilità è soltanto per gli iscritti FAI, però è possibile iscriversi o qui al punto FAI nei prossimi giorni oppure anche direttamente al banco. L'iscrizione, la tessera, costa 39 euro per i singoli, 20 euro per i ragazzi al di sotto di 25 anni, 60 euro per la coppia e 66 per l'intera famiglia. Quindi, oltre la tessera dà la possibilità di visitare gratuitamente tutti i luoghi del FAI aperti, tutti i luoghi aperti in questi due giorni, tutte le proprietà del FAI durante tutto l'anno, e poi dà anche la possibilità di avere degli sconti in oltre 1000 siti di interesse artistico. Dunque, come dicevo, oltre al ringraziamento agli studenti del liceo scientifico che hanno collaborato come ciceroni, vorremmo ringraziare anche gli studenti della quarta del liceo Legnani, linguistico del Legnani, che hanno tradotto la scheda informativa in inglese. Un ulteriore ringraziamento all'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, che si occuperà del servizio di vigilanza. Oltre all'archivio FAI, le aperture curate dalla delegazione FAI Milano Nord-Ovest sono ad Arese il Museo Storico dell'Alfa Romeo e a Parabiago il Museo Crespi Bonsai,
che è il primo museo permanente al mondo di bonsai aperto nel 1991. Basta, cos'altro dire? Che le giornate di primavera, ecco questa cosa, sono giornate dedicate alla raccolta fondi, ecco questa è una cosa importante, e sono l'evento nazionale principale del FAI ed è, come dire, la raccolta fondi permette non solo di fare la manutenzione di quelli che sono già i beni e di proprietà del FAI, ma anche di acquisire e di restaurare nuove proprietà, nuovi beni. Bene, adesso do la parola al professor Beato per i dettagli. In queste giornate, preparando l'evento, è stato possibile chiacchierare molto con il dottor Paolo Lazzaroni Andina, che è il capo della famiglia degli industriali, appunto, che un tempo sono occupati della produzione di un dolce che ha legato indissolubilmente la città di Saronno a questo particolare prodotto, che sono appunto gli amaretti di Saronno. Ci ha raccontato tantissimi particolari aneddoti che fanno parte della storia più che centenaria dell'attività della ditta della famiglia Lazzaroni a Saronno. L'ultima curiosità che ho raccolto sabato mattina mentre parlavo con lui, ad esempio, sapete che il prodotto Lazzaroni è stato esportato un po' in tutto il mondo, tanto è vero che il veliero era il simbolo della ditta, proprio questo senso di esportazione a livello internazionale di questo prodotto italiano, che ha conquistato veramente un mercato di nicchia, ma sicuramente di persone in qualche modo altolocate. Mi diceva ad esempio che in un negozio di Soho a Londra Winston Churchill pretendeva che ci fossero sempre gli amaretti di Saronno perché erano dolci di cui era ghiotto, tanto per dire un cliente di un certo livello. Poi diceva ad esempio che Liza Minnelli a New York era un'altra golosa di amaretti di Saronno, quindi c'è veramente qualche cosa da raccontare per la storia di questa attività, di questo prodotto che nel corso appunto del tempo ha esportato la fama della nostra città un po' in tutto il mondo, e quindi sicuramente è un evento che ha un certo risalto in quello che è la cronaca di questi tempi della nostra città. E come diceva prima Daniela Nasi, il museo si compone sostanzialmente di tre locali. Ecco, questo è lo spazio che sarà dedicato a questa visita, dove sono raccolti praticamente tutto quello che fa parte dell'oggettistica, della produzione, della grafica di quella che è stata la storia di Casa Lazzaroni, come appunto industria dolciaria. Quindi avremo grandi manifesti che segnano un po' quella che è l'evoluzione della grafica pubblicitaria nel corso dei decenni del Novecento. Avremo poi tutta la raccolta di quelle che sono le scatole, molti saronnesi conoscevano questo prodotto, scatole ultimamente di latta che davano una garanzia alla bontà del prodotto, ma ci sono scatole di legno, di cuoio, quindi diverse tipologie di confezioni. I Lazzaroni sono stati molto attenti a quello che era il discorso, anche quello che oggi si chiama il packaging, cioè l'imballaggio del prodotto, e poi quello che era un discorso anche della grafica per quanto riguarda il nome e il marchio che veniva appunto lanciato con diverse campagne pubblicitarie. Ci sono poi moltissimi attestati di quelle che sono le partecipazioni della ditta Lazzaroni a manifestazioni, oggi si direbbero gli Expo, le cosiddette esposizioni internazionali a quale la famiglia ha partecipato con i propri prodotti nel corso di alla fine 800 fino appunto agli anni 80 del secolo scorso. Quindi un percorso che racconta uno spicchio della storia saronnese, ma anche di questa dinastia industriale che sicuramente ha avuto un risalto importante nel passato della città. Grazie. Insomma, quanti iscritti ci sono più o meno da che è nato il punto? È un dato che non abbiamo perché è centralizzato nella sede, per cui non diciamo invece... che grandi iscrizioni nel punto FAI purtroppo non ce ne sono state, motivo per cui vorremmo anche cercare di implementare la conoscenza della nostra presenza, perché è una situazione di database e di nominativi che è gestita da Roma. Noi non abbiamo il bene di sapere quanti iscritti ci sono, ma ci stiamo lavorando. Perfetto, grazie. Sono felice che questo che ci sia questo incontro anche nella vecchia convento di San Francesco, che è la casa della nostra famiglia e che ora ospita anche l'archivio storico della Lazzaroni che abbiamo conservato alla famiglia con 1000 scatole di latte e tanto cartellino.
tre, quattro, le sera, dove festa, la fragranza, la bontà, vien da caronno il vapore, anche se la notte il mare, porta amaretti, dolci biscotti, di tutta migliore qualità. Zanzaroni sono prodotti, recan la felicità. Con l'audace prora, ecco il vapore arrivar, già pronta l'ancora, forse si vuole riposar, da dove viene se mai porterà. Con le sue ruote il vapore, tende le onde del mare, reca con le sera dolcezza, la fragranza, la bontà. Vien da caronno il vapore, anche se la notte è mare, porta amaretti, dolci biscotti, di superiore qualità. Lazzaroni sono prodotti, recan la felicità. Caronno il vapore, anche se la notte è mare, porta amaretti, dolci biscotti, della tua qualità. Da Lazzaroni sono prodotti, reca la felicità.